Oggi siamo in provincia di Viterbo e più precisamente sulle colline nei pressi di Lubriano per vedere all'opera il Kurzar su Starna. La caccia alle starne ha sempre rivestito grande interesse, ne troviamo notizia nei libri antichi, ma se guardiamo a un passato non troppo lontano è interessante il libro di Armando Ascari, un classico di questa caccia che si intitola appunto semplicemente La caccia alle starne. Questo libro, edito nel 1934, vede prestissimo una seconda edizione nel 1946, un'altra edizione negli anni 60, sempre per l'editoriale Olimpia. Successivo al lavoro di Ascari, nel 1948 esce un bel libro sulla caccia alle starne di Felice Delfino. Felice Delfino è un cacciatore notissimo appunto per il suo libro del cane da ferma che tutt'oggi continua a essere stampato e venduto. Anche lì un libro appunto che ci parla di questa caccia praticata da chi di cani e di starne vere al tempo se ne intendeva sicuramente. La ricerca di una caccia rivolta a starne vere, non di voliera ma quasi un'illusione, quella che ci dà Lionello Mutti in Caccia a starne pernici, un cacciatore che ha cacciato soprattutto nella zona del Parmigiano, di Felice Steffenino e starne e altre cacce. Sono appunti di caccia raccolti da dei cacciatori veri che ci parlano della loro esperienza. Sicuramente questo selvatico a un certo punto ha avuto dei problemi di sussistenza, ha cominciato a diminuire, allora si è posto il problema del suo allevamento in cattività. Troviamo l'allevamento della starna di Luigi Boschis, edito dall'editoriale Olimpia nel 1968. Per passare agli anni 70 troviamo un bel libro di Ed Agricole di Lamberto Leporati che appunto ha il titolo La starna, quindi un libro molto utile per l'allevamento in un momento in cui si cominciava ad allevare questi selvatici. È un cane molto potente che prende molto terreno, è un cane molto avido. Bravo, porta, porta! Porta nove!
ed eccoci tornati a Lubriano. Vieni, 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 su, su, su. Cursar è un cane polivalente, è un cane che si esprime molto bene su tutti i terreni e su tutti i tipi di selvaggina, poi ovviamente la differenza la fanno le varie linee genealogiche. Come dicono i francesi, chapeau all'allevamento italiano. Perché? Perché sulla Starna servono dei cani con una grande mobilità di testa, grandissima potenza olfattiva, presa di terreno, cioè il cane a Starne deve cercare in maniera avida, quasi ossessiva, il selvatico, e questo richiede delle doti atletiche non indifferenti, unite a una grande padronanza del proprio sistema nervoso, perché come sappiamo benissimo la Starna è un selvatico estremamente leggero, che si invola facilmente, che quindi va trattato con autorità e nello stesso tempo con prudenza. Quindi conciliare queste due doti non è da poco. I nostri cursar questo lo sanno fare, tant'è che ormai da diversi anni primeggiano in tutte le competizioni internazionali, e anche se qualche cursar di nazionalità estera raggiunge il podio, molto spesso nel suo sangue scorre il sangue d'allevamento italiano. Bravo Nobbe!
Il Kurzer, il cane da ferma tedesco a pelo corto, è un continentale diffusissimo nel nostro paese. Forse per le razze continentali è quello più amato dal cacciatore italiano. Come tutti i cani selezionati in Germania, è un cane di grande carattere, forse a volte anche un po' caparbio, quindi necessita di un conduttore, un cacciatore che abbia sicuramente polso. La selezione in passato aveva visto la nascita di alcuni cani dal carattere veramente troppo spiccato, troppo autonomo, ma oggi l'allevamento italiano soprattutto ha fatto sì che anche questa razza donasse al cacciatore italiano un cane che, se da una parte predatore, da quell'altra comunque dotato di un carattere facile da gestire. È sicuramente il cane più bello da vedersi da un punto di vista estetico, che lo vede manifestarsi con una falcata rampante, un'incollatura molto in fuori, molto rilevata, con un portamento di testa alto e sempre molto mobile, che gli consentono in una fase particolare che è quella della filata, cioè dopo aver reperito l'emanazione nel vento, di risalire questa emanazione con delle sciabolate, così tecnicamente si chiamano, molto caratteristiche, che sono proprio parte di questa razza, per poi andare a cadere in ferma in maniera quasi plastica, con una posa veramente tanto tanto elegante. Adesso vediamo in azione Sissi di Monte Argentario, una cagna di 3 anni e una figlia di Nobel e un'altra cagna mia, Yaga. Questa è una cagna molto docile, di ottimo affatto ed è un animale dotato veramente di un notevole stile. Adesso la vediamo in azione. Adesso sciogliamo di nuovo Sissi, che ha fatto un'ottima azione, coronata poi da un riporto estremamente sollecito. Vediamo che farà adesso. Andiamo. Thank you.
Per quanto riguarda la giornata odierna, avete visto due Kurzer di mia proprietà, uno è Nobel, è un cane che unisce eleganza a potenza e soprattutto la caratteristica di questa linea di sangue è l'estrema avidità, cioè è un cane che vuole la selvaggina a tutti i costi e fortunatamente questa dote la trasmette anche ai figli. Sissi è l'unico colore nera che è seguita nel turno, è una sua figlia, e la mamma è sempre una cagna del mio allevamento, quindi avete visto, credo, spero, delle belle ferme, dei riporti solleciti, cioè tutto quanto è consono alle caratteristiche di questa razza.